Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Dead Space Remake. Oggi esploriamo l'area medica e l'obitorio della nave, dove incontriamo nuovi pericolosi mostri e scopriamo come convertono i cadaveri in altri necromorfi. Isaac scopre segreti sul passato della moglie e sblocchiamo la telecinesi che ci semplifica un sacco la vita. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. La nostra navetta è esplosa, quindi siamo bloccati a bordo della Ishimura. Dobbiamo assolutamente trovare il rig del capitano, che peraltro è deceduto in circostanze misteriose, in modo tale da avere i codici di accesso che ci permetteranno di accedere alla maggior parte delle zone di questa maledettissima nave. Allora, stavamo utilizzando il negozio, se ben ricordo, e dovevamo comprare il nuovo tutozzo. Allora, datemi un secondo che ho ricaricato il checkpoint, quindi devo rivendere gli oggetti. Alcuni li dobbiamo assolutamente spostare nel deposito. È rischioso viaggiare con un solo medikit, ma cercherò di farmelo bastare. Togliamo magari qualche proiettile e acquistiamo la tuta di livello 2, sì, che dovrebbe offrirci un po' più di difesa dai danni, che cosa buona e tanto giusta. E se ben ricordo, 6 nuovi slot nel nostro inventario, portando quindi la capacità massima di trasporto a 18. No, hanno mantenuto la lucina che andava dall'alto verso il basso. Il mio piccolo Isaac ha la nuova tutina, ma guardalo quanto non è sexy. Ok, sì, ci faranno comunque il culo a strisce, eh. Inoltre nei commenti mi avete detto che adesso i nodi energetici, porcaccia la miseriaccia, non si utilizzano più per aprire le zone segrete. Ma come? Ci sono rimasto malissimo, vi giuro. Ai miei tempi ne tenevo sempre uno da parte in modo tale da aprire le suddette zone segrete. E adesso invece ci dovrebbero essere, presumo, altri metodi. E a sto punto allora li spendo tutti senza il benché minimo rispetto al terminale. Tutta a livello 2, grafico di potenziamento ampliato. Ah, buono a sapersi, però potenzierei la lama al plasmon. Ne possiamo aumentare la capacità. Perfetto. Ah, un proiettile in più. Cambiato tantissimo. Ne vorrei aumentare i danni tendenzialmente, quindi o aumentiamo ancora una volta la capacità oppure riduciamo il tempo di ricarica, che non mi sembra la cosa più stupida della vita. Ci vuole sempre un po' troppo a ricaricarla. E voilà, sì, lo so, avrei forse dovuto potenziare anche il nostro tutozzo, quantomeno per quanto riguarda i punti salute e in futuro anche l'ossigeno. Ma lo facciamo casomai con i prossimi nodi che troveremo in giro. E ad ogni modo, ciancio alle bande, vediamo per l'appunto di trovare quel cocchio di rig di muovi in alto la mano, sono il tuo capitano. Buoni figlioli. 24 ore che non gioco e mi sto già cacando a spruzzo, santo cielo. Ogni tanto lo spawn di nemici è puramente casuale. A volte visitate una zona e non capiterà di incontrare nessuno. A volte incontrerete tre quarti della popolazione locale di necromorfi. Perché? Perché Dead Space è bastardo. Oh, buongiornissimo. Oh, il modulo, quello della... come si chiamava? Il modulo cinetico. Era praticerrimo. Questo prendo io, grazie, molto gentile. Capitolo 2, in terapia. Beh, dopo aver finito questo gioco ci dovrò andare in terapia, santo cielo. Oh. Il suddetto modulo, premendo F mi pare, perfetta! Che miseria, tua nonna in cariola, mi permette di spostare alcuni oggetti e di utilizzare, ad esempio, le parti acuminate dei necromorfi contro di loro. La cosa si fa molto, molto interessante, ok. Aspetta che non ci sia qualcosa di nascosto dietro della serie si sa mai. La risposta è no, quel terminale aveva un'aria furbina, ma purtroppo per me non ci posso fare praticamente nulla. Yay, verso la prossima zona. Ah, la stazione di trasporto? Che succede? Buongiorno. Ah, signorina, come va? Tutto bene? Dobbiamo resistere. Perché c'è una mano volante? Sono tornati tutti. Sì, signora, lei, davanti a lei c'è una mano volante. Questa è strana, forte. Un fucile ad impulsi. Io sono fedele al tagliagli gli arti e tanti saluti. Un fucile ad impulsi non è un'arma che mi convinca più di tanto. Pertanto, mi sa che lo rimetterò nel nostro deposito. E chi si è visto, si è visto. Allora, recuperiamo tutte le risorsine. Si muove? Boni, state boni, non rompete i maroni. Vabbè, quello si muove e non c'entro nulla io, scusi, Prendo le munizioni e scappo via. E se andiamo qui possiamo annullare il blocco della stazione. Oh, quindi abbiamo sbloccato una sorta di teletrasporto utilizzando la navetta interna. Molto, molto bene. Grazie.
Grazie per l'attesa. Ok, ora possiamo spostarci quindi da una zona all'altra molto più rapidamente. Un tempo dovevi usare per forza la navetta, altrimenti non potevi raggiungere le suddette zone. Adesso il mondo è differente. Ok, devo liberarmi della nuova arma quanto prima, altrimenti comincerò a trovare anche le sue munizioni. E come ho detto, preferirei limitarmi all'arma che abbiamo appena potenziato. Che cosa buona e tanto giusta, come potete vedere. Gli oggetti ora li possiamo lanciare. Ha una discreta potenza, in effetti, eh. Buon salve, oh mio Dio, cos'è successo qua dentro? Buongiorno. C'è nessuno. Tua nonna in carriola spaziale. Ci hanno attaccati. E cacchi vostri. No, niente. L'infermeria è un mattatoio. Hanno barricato l'accesso all'obitorio. L'obitorio? Sì. Ma la barricata è stata fatta in fretta. Un serbatoio di idrazina la farà esplodere. Mi serve un detonatore, come una piastra a shock. Nicole potrebbe essere laggiù. Isaac, quello che ci ha attaccato, ti giuro che era accenno, ma io l'ho visto morire. Sì, l'abbiamo visto tutti morire, in effetti, trapanato male. Ci hanno chiuso l'obitorio. Forse c'è qualcosa dentro. Qualcosa che non vogliono che esca, ovviamente. Facciamo finta di nulla che è meglio. Ah, adesso gli armadietti sono chiusi dalle cose di sicurezza? Questa è nuova? Oh no, sto trovando le munizioni per la suddetta arma. Allora, aspetta che ho visto che c'era il negozietto. Me ne libero molto rapidamente. È inutile stare a potenziare 826 armi. Perfetto. E le munizioni... Vendimele, preferisco casomai tenere il denaro per acquistare eventualmente altra energia al plasma oppure un nodo energetico per i potenziamenti. Ok, riassumendo, dobbiamo trovare due o tre oggetti e se li uniamo tra di loro ci potremo ottenere una sorta di bomba con cui far esplodere la suddetta barricata. Ottimo, vediamo quindi di raggiungere la prossima zona. Se non ci sono condotti di areazio, ne dovremmo essere praticamente a posto. Loro non possono uscire. Buongiorno signore, tutto bene? Lo prendo come un no. Appena volta che c'era qualcuno di vivo, santo cielo. Si è spalmato male la faccia da solo. Aspetta che non mi arrivi qualche cugino di secondo grado pronto a sbranargli la faccia. Buongiorno. Che zona è questa? Wow. Ha l'aspetto molto inquietante con quante luci forti, non me lo dici? Ok, alimentazione assente, quindi non possiamo aprire queste zone. Però questa la possiamo spostare tranquillamente. Vai, crediti, venite da papino. Occhio che sicuramente mi attaccheranno quando meno me lo aspetto. Altra energia al plasmon. Ho notato una cosa abbastanza bizzarra. La stasi non si ricarica automaticamente questa volta. È sempre a 2 su 3 da un bel po' di tempo. Strano che è un po' che non vedo necromorfi. Questa cosa mi puzza proprio una cifra e mi stanno dando troppe munizioni. Allora, vediamo un po'. Caccanaglia, tua nonna in carriola. Aspetta, vedete, posso fare così e rilanciargli, casomai, i pezzi con cui li trapaniamo male male. Perfetto. Ci permetteranno, ovviamente, di risparmiare un po' di munizie. Che cosa buona e tanto giusta. Metti la batteria, olle. E adesso possiamo usare il tutto per aprire le porte. Ottimo. Aspetta che non mi attacchino all'improvviso i bastardoni. Allora, visitiamo tutte le zone aperte. Maronne. Succede? Mi si è bloccata la telecamera per un secondo. Ah, signore, scusi, non l'avevo vista, porti pazienza. Ehi, Bonnie. Stati buono, ho detto. Scusa, mi presti questa? Va bene lo stesso? Va bene molto lo stesso. Un nodo energetico. Adesso faccio il gradato, ma fidatevi che dentro di me sono terrorizzato male. Signore, mi droppa qualcosa lei? Signore ha detto no, ero povero anche prima. Allora, utilizziamo subito il suddetto nodo per potenziare i punti salute della nostra tuta, portandoli a 125. Magari mi ha anche curato. Basta guardare sul rig che abbiamo dietro. Oh, in effetti sì. Yay. È stata una valida scelta. Quindi queste non si aprono? No. Serve un livello di sicurezza più alto. In parole povere, mi aspetta un bel po' di backtracking quando avremo trovato il suddetto coso di sicurezza. Vediamo un po'. Qui abbiamo dei crediti. Questa è chiusa. E un audiolog. Buono. Sembra che i test sul paziente Harris siano inutili. Leggendo i rapporti è già fortunato a conservare le sue facoltà mentali. Beh, un'esperienza divina lascerebbe un segno nella mente di chiunque. Forse. Ma non c'era niente di divino in tutto quel sangue, i suicidi,
È una rivelazione, Terrence. Dobbiamo comprenderla meglio per tradurla. Pensi che la psiche del signor Harris ci aiuterà a capirla? Di sicuro. E dato che il capitano Matthews vieta di avvicinarsi ad Aegis 7, probabilmente questo tizio è la chance migliore che abbiamo. Ma Harris è un paziente della dottoressa Brennan. E i tuoi metodi? Ascoltami. Le cose sono già abbastanza complicate. Non posso autorizzarti. Farai ciò che è giusto, certo, ma... quanto possiamo permetterci di aspettare? Wow, questa gente è completamente fuori di testa comunque, eh. Aspetta, 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 questa la posso recuperare. Aha! Anche da di qui, ottimo. Altra energia al plasmon. Beh, quanti proiettili ho ancora? Stanno finendo. Mi sa che forse farei bene a recuperarli dal nostro caro buon vecchio inventario appena possibile. Ehi, furbacchione, t'ho visto? Ah, guardalo che si fa aspettare lui, il simpaticone. Signore, mi presta una parte del suo corpo? Grazie, molto gentile, sì, però dovevi morire un po' dopo, grazie. Oh, perfetto, possiamo ricaricare qua la stasi. A saperlo l'avrei utilizzata un po' di più. Qui abbiamo una sala osservazione. Non mi jumpscherata all'improvviso con suoni. Cosa possiamo osservare? Lo sapevo tantissimo, guarda. Mi direi che sta arrivando qui il bastardo. Qua è tutto chiuso, purtroppo. E abbiamo casomai dei crediti. Pure pochi perché la gente è tirchia. Dimmi che il tizio adesso non mi sta dando la caccia. Lo eviterei proprio volentieri, signori. Ok, dobbiamo passare da di qui. Mio Dio. Il dedalo di corridoi che non è la Ishimura. Ho onestamente paura a correre. Faccio una piccola corsetta. Vai, vai, Lonino, vai, Lonino, vai, Lonino. Non fatemene pentire. Io non corro. Ah! Che succede? Oh no! Siamo a gravità zero. Oh, porca miseria. Ecco, questo è un gigantesco problemone. Fatemi dare un'occhiata in giro. Se ci sono anche risorse da qualche parte. Il problema della gravità zero è che purtroppo per me non sento i nemici se mi stanno per attaccare. Wow! L'esterno dell'Ishimura. Perché ho i secondi contati di ossigeno. Non dimentichiamocelo. Dobbiamo trovare la prossima zona sicura. Chiudi il portellone, veloce. Oh, ok. Possiamo aumentare ovviamente la capacità dei nostri tanicosti d'ossigeno, come ben sapete. Cos'è sto posto? Un salve. Wow, 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 buoni. Ok, sta ripartendo la corrente, credo. Wow, buongiornissimo. Cos'è, una parte del motore? Posso premere Z per decollare? Oh mio Dio. Che figata assurda. Ma mi prendi in giro? Whee! Come faccio ad andare verso l'alto? Non ho guardato i comandi, sono stato stupido. Oh, abbiamo anche una sorta di turbo. Bene, direi. E ci sono oggetti che ci conviene recuperare. Vediamo un po'. Energia al plasmon. Se ci sono altre casse, dobbiamo tornare a prenderle appena possibile. Quindi se vado da questa parte dovrei poter riatterrare sempre con Z. Ok, teoria corretta. Il problema dei necromorfi? Non hanno bisogno di ossigeno? Uscita da gravità zero. Grazie signorina, ergo loro possono tranquillamente stare anche nel vuoto dello spazio. E tanti saluti. Quanto le odio quelle quelle creature bastarde. Ok, ci sono oggetti nascosti dovunque. E abbiamo trovato il contenitore di idrazina. Ancora la posizione. Che succede lì? Hai trovato Nicole? Ancora nessun segno di lei. Ho trovato dell'idrazina che dovrebbe funzionare sulla barricata. Devo solo trovare una piastra shock. Ok, fai veloce, Isaac. Mi fa piacere che abbiano mantenuto lo stesso doppiatore. Non vorrei dire una cavolata, perché ribadisco, nel primo Isaac non parlava, però. Oh oh, che succede? Oh no. Alla fine mi ha inseguito fin qua. Io non compro nulla. Ok, evitiamo di affrontare il tizio. Tecnicamente non sono costretto. Lo possiamo tranquillamente evitare. Vai Isaac. Vai Isaac. Vai, 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 veloce, 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 veloce. L'è fatta. Ok, tanto siamo all'esterno. Oh, che succede? L'esplosione non mi è piaciuta. Ha tremato la nave. Do un'occhiata. Ok, ritorniamo là fuori, vai. Perfetto, aspetta, adesso quindi posso spiccare il volo? In effetti sì. Ah, posso passare anche dall'alto. Beh, non è così semplice come immaginavo. Isaac, atterrami. Quindi ora siamo al piano superiore. Posso recuperare oggetti. Perfetto. E qua possiamo ricaricare il nostro ossigeno. Ok, questo mi dà altri preziosi secondi. Però ribadisco, se mi escono dai condotti, non me ne accorgerò, ma proprio mai, finché non mi sbranano la faccia. Un pack di stasi. E non mi sembra che ci sia molto altro. Quindi
Entriamo in un'altra zona adesso? Non vorrei dire una cavolata? Chiudete le porte! Chiudete le porte! Ok. Ah! Porca miseria! Mamma in cariola, quanto li odio sti cosi! Ma proprio una cifra? Morto? No, ancora troppo vivo per quanto mi riguarda. In questa zona non c'è gravità, quindi. Porca miseria, Isaac ricarica. No, signore, si può togliere dall'inquadratura. Ti devi togliere dall'inquadratura. Cos'è che c'è lassù? Ah, energia al plasma. Perfetto, vediamo di scendere. Appena fuori dalla postazione. E quella cosa ti ha quasi preso. Tutto bene? L'ho chiusa in una capsula. Gravità. Come... cazzo, sbrigati, Isaac. Ok, ho trovato lo schema delle munizioni per il fucile ad impulsi, l'arma che abbiamo recuperato dalla signorina con la mano fantasma davanti. Come vi bugga i giochi alone, pochi ci riescono. Ok, continuiamo a esplorare la zona. Ah! Fan club! Ancora il trucco del vapore! Per davvero! Dai, avanti! Sento rumori brutti. Ah, sentivo rumori brutti. Aspetta, cazzo, la statua non si ricarica. È vero, è vero, ma... Ah! Cielo dietro! Cielo dietro! Pezzo di erba, muoriti male! Isaac, corri! Isaac, corri! Isaac, corri un po' più rapidamente. Non come un paziente geriatrico la prossima volta. Ok, ora gliel'ho impalato male. Possiamo impalarlo un po' di più? Non mi farebbe mica schifo? Vabbè, senti, uccidilo normalmente, tanti saluti. Pezzi di erba? Ah, ma hanno peraltro fatto malerrimo. Mi sa che non ho trovato altre cure lungo il percorso, vero? Ma che? Però abbiamo recuperato un semiconduttore in bronzo. E... oddio, che faccio? Mi curo? Senti, non possiamo andare avanti in questo modo. Usalo. E appena troviamo un negozio, vedo di recuperare le cure. Una volta ce n'erano molte di più. Me lo ricordo, avevo una scorta di proporzioni bibliche. Ok, vediamo se abbiamo sbloccato una scorciatoia. E... non so dove sono finito. Ah, sì, siamo dove il tizio si è spalmato male la testa là in fondo. Perfetto, quindi siamo praticamente ritornati al lab. Olè, ottimo. Ok, ci mancano ancora le piastre, tuttavia. Quindi, al momento, non possiamo ancora craftare la suddetta bomba. Sì, grazie, gioco, molto gentile. Allora, ritornando a noi, vediamo di vendere questo. Olè, abbiamo 7000 crediti. Me ne servirebbero molti, ma molti di più. Allora, tienimi da parte questo. E a munizioni... Se, diciamo che siamo ancora messi bene. Diciamo. Ottimo, partita salvata, quindi procediamo verso la prossima zona. Mi sa che dobbiamo andare nell'ala di ricerca. Buongiorno, non si alzi per me? Da questa parte non dovremmo essere mai stati. Gioco, non mi laggare. Oh, va che culo, possiamo anche ricaricare la stasi. Spara questo, ricarica male di nuovo. Ottimo. Aspetta, così non sprechiamo praticamente la nostra abilità. Ciuccia chi e ciuccia là, signorine. Gioco, mi stai tirando delle laggate assurde. Non ti spaventare, ci sono qua io. Che sono già abbastanza spaventato di mio. Oh, oh no. Ma che brutta zona, ragazzi. Oh, che succede? No. No. Ma perché? Camiseria. Buongiorno, signore. Addio, signore. Torna da me. No, torna da me. Oddio, erano mono... Cosa? Sei fatto stracagare in mano? È arrivato super triggerato. Porcaccia la miseriaccia. Dov'è il prossimo? Ah, da dove? Da dietro, fetente! Sei sparato un po' di colpi, perfetto. Dovrebbe essere bello che è morto. Una bella pestata così giusto per simpatia. Oh no, ancora gente c'è in giro. Me la smettete di darmi crediti? Datemi proiettili che valgono molto di più. Ok, portati via un altro artiglio di necromorfo. Voglio dire, è praticamente un proiettile gratis. Rumori orribili, orripilanti. Buongiorno. C'è nessuno? Oddio, dobbiamo andare al piano di sotto. Allora, buttalo di sotto intanto. Casomai lo riutilizzo appena possibile. Qui abbiamo altri crediti. Anzi, ripuliamo la zona. Tanto... aspetta un attimo, se questo lo distruggo... Oh! Sono partite via cose in qualunque direzione. Ah! Guarda, 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 guarda. Mi sembravano leggermente luminosi. Tu buttali di sotto. Questo invece lo porto giù direttamente io. Attiva il tutto. Recuperami questo. Venite, venite a giocare, figlioli. Facciamo attenzione di non avere condotti di aerazione dietro di me. Perfetto, recuperami questo. Wow, l'ho impalato malissimo. Chi vuole essere impalato? Non fate complimenti. Maronne, oh. Con quanta violenza? Maronne, aspetta, aspetta. Dov'è l'altro? Non lo vedo. È questo? Sì, era questo. Ho recuperato giusto in tempo. Oh, vai a fare compagnia a tuo cugino. Aspetta, recuperami uno dei loro artigli. Aspetta, c'è un altro signore. Più impalato? Faccia complimenti. Ok. Mamma mia, oh, non finiscono più. Olì. Questo non so da dove l'ho recuperato. Quarantena? Finita?
Oh, direi molto meglio adesso. Sta riavviando tutto? Tutto è bene, quel che finisce bene. Grazie signorina, molto gentile da parte sua. Come mi guardi con quei begli occhioni dolci? E porco cane, potevi evitare di sbranarmi la fa... Signore, cosa ci fa lei qui, si vergogni? Da queste parti dovrebbe anche esserci l'ufficio di nostra moglie Anne Brennan, Nicole Brennan. Guarda, guarda, guarda. Tesoro, sono a casa. Beh, in ufficio sono. Sono io. Non è qua, ma porca la miseria. Dottoressa Nicole Brennan, con le cure e la terapia 0G il paziente Harris mostra miglioramenti. Se fosse così, potrebbe esserci speranza per quelli su Aegis 7. Ma Mercer continua a interferire. Definisce le allucinazioni di Harris religiosamente significative. Che culo! Se dovrò oppormi, lo farò. Mi rifiuto di perdere un paziente per le stronzate di Unitology. Oh, brava. Tesoro, sono fiero di te. Dottoressa Nicole Brennan. Posizione rig. Nessun risultato. Oh, ma porca miseria. Il rig manuale è disponibile. Ok, niente da fare. Ah, ok, abbiamo un altro schema per il pack di stasi. Ora lo possiamo craftare in tutta tranquillità. Obiettivo inattivo, ispezione al pronto soccorso. Perché? Perché inattivo? Vabbè, forse ho raggiunto un'altra zona involontariamente, vediamo un po'. Stiamo andando in direzione corretta, neanche a farlo apposta. Pertanto, come ho detto più volte, ci conviene prima esplorare l'area, visto che adesso non ci sono i necromorfi, visto che sennò si sarebbe attivata la quarantena. E questo, vediamo un po'. Che sta succedendo? Un proiettore olografico. Oh, vediamo un po', questo chi è, il capitano? Il dottore? Cosa diavolo sta succedendo laggiù? Proprio questo. L'opera di Dio. Ah, il capitano era religioso? Come puoi dire così? Le morti sulla colonia, la paranoia, le allucinazioni. Volevi un'analisi scientifica? Causa ed effetto. Beh, tutto è iniziato quando hanno sollevato il marchio. Perché tanta preoccupazione? Il marchio è divino. Lo sappiamo. Senti, domani sarà a bordo e potrai studiarlo. Stai tranquillo. In pace. La gente sta morendo. Come può essere la trasformazione promessa dagli insegnamenti? Stiamo assistendo a un nuovo inizio, Terrence. Per i Unitology, per l'umanità. Per questo la nostra fede è messa alla prova. Tutto sta per cambiare. Dottore, non si fidi. Il capitano è un invasato. Fine audio. Archivio voce. Ah, ecco perché ha registrato. Aveva bisogno di prove, probabilmente. Bravo, dottore. Perfetto, aspettate che raccolgo il resto delle informazioni. Quindi, la prossimità nei confronti del marchio causava nelle persone... Oh, delle allucinazioni. Mi sembrava che avesse un aspetto furbino sta parete. Buon salve. Non credere alle loro bugie. Ah, beh, guardi, non credo a nulla io. Dubito di me stesso perfino, dubito della mia stessa esistenza. Sapete com'è, sono un complottista supremo io. Allora, probabilmente sono io il cattivo fin dall'inizio. Tananam, tananam. Perché ci sono necromorfi spalmati male? Ah, li ho sparati io? Non è che sono proprio sicuro? Mi vengono un po' di dubbi. Ehi, scusi, non volevo far danni. Ok, un altro pack di stasi. Dell'energia al plasmon. Oh no, questa è una zona facoltativa dove sicuramente... mi faranno il jumpscherozzo? No! Dai, Lunino! Un po' di fiducia? Voglio dire, sei ancora all'inizio? Fidati che i peggio jumpscare arriveranno molto presto. Ok, ritorniamo un attimo al piano superiore. Perché c'erano altre stanze che prima non potevamo visitare. Weila! Che sta succedendo là dentro? Buongiorno! Ah, è l'oggetto che ci serve, dannazione! Quindi non possiamo passare da qui perché la porta è bloccata. Ok. A questo punto dobbiamo passare probabilmente dalla zona sottostante. Che culo! Cos'altro potrebbe mai accadere? Questa zona non mi piace proprio per niente. Non promette... Beh! Signore! È quello che cos'è? Ah! Ah! Questo fa male! Oddio, cos'è? No, perché 8000 tenta... Aia! Questo non sopravvive? Signore, scappi finché in tempo. Ok, direi che il tempo è finito. Ma perché deve tutto esplodere in pozze di sangue e via dicendo da queste parti? Ho la vaga impressione che siamo per incontrare una nuova simpatica creaturina. Piccolo stellino, dove sei andato? Oddio, perché... Salve? Vuoi giocare con me? Ma io te lo ci gioco, mi fai proprio schifo. Ehi! Ok, dobbiamo quindi continuare a muoverci. Ah, muore anche abbastanza facilmente. Senti i suoi passettini, ma non lo vedo. Ok, dammi tutto. No, 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 mi metto a leggere testo adesso. Ok, andiamo al piano superiore. Forse si trova sopra.
E buon salve. Sei qui, piccolo stellino? Dove sei? Barca puzzonaccia. Ok, aspetta, spari i tentacoli. Vai. Ok, molto morto. Apri i tentacolucci, piccolo. Dove vai? Cos'è? Spider mostro. Anzi, spider necromorfo. Ok, a posto. Li abbiamo silurati tutti. Avreste un pochettino rotti i maroni, figlioli. Mio Dio, ma stavano veramente facendo esperimenti sugli esseri umani? Allora, noi dobbiamo andare da quella parte. Aspettate che do un'occhiata sempre nelle zone adiacenti. Ok, crediti, munizze. E... perché sento dei bambini che piangono? In effetti quelle creaturine erano tanto piccine. Non mi dire che erano dei feti? No, beh, dei feti no, ma quantomeno dei bambini molto probabilmente. Immagino che... beh, non ci saranno stati bambini, è una stazione mineraria. Uila! Buon salve. Ecco, magari non tocchiamo. Spegni tutto e diamo invece energia alle porte. Oh, ora possiamo passare tranquillamente. Olè, abbiamo tutto? Qual è il tuo stato? Ho trovato una piastra shock da usare sulla barricata. Sto tornando là ora. Controlla la tensione della piastra, non perderò nessun altro. Ottimo, e adesso siamo praticamente in parte all'entrata. Ok, direi di non perdere altro tempo. Ritorniamo indietro prima che vengano a sbranarmi la faccia. Ah, porca miseriaccia! Tua nonna in carriola, m'hai fatto cagare in mano. Ah, c'era il cugino. Porca miseria, perché ci hai messo un'ora e mezza a lanciare la stasi? Isaac, porco cane. Fate più danni del solito comunque, eh. Allora, aspetta un secondo che c'era la ricarica della stasi qua in parte. Non l'ho sentiti? Per via della porta che stava facendo un casino assurdo. Ti odio Dead Space. No, non è vero. Ti lovo sempre tantissimo. Ok, eccoci ritornati. Schema sbloccato, il pack di stasi. Grazie, molto gentile. Allora, depositami per adesso il kit medico piccolo e delle munizze. Sì, spostale lì. E il pack di stasi. No. Dai, lo tengo. Nella peggiore delle ipotesi ci potrebbe anche tornare utile. Oh, signori, so che lo dirò più e più volte e l'ho già detto in passato più volte. Va che sta remake è fatta veramente tanto bene. Oh, vi giuro, io me lo sto godendo, che è uno spettacolo. Come ho detto, sembra più una remastered per via del fatto che le mappe sono praticamente uguali. Ok. Ah, usa le piastre per alimentare la bomba. Ottimo. Io mi allontanerei giusto un attimino, ciccio. Mettiti a riparo dall'esplosione, grazie. Ok, direi di rifugiarci qua dentro. Come fai ad attivarlo a distanza? Vabbè, non ci è dato sapere. Isaac può. Porco cane. È già tanto che abbia imparato a parlare per questo remake. Ci ha fatto veramente un grande regalo. Urco canaglia. So di erba. Maledetto. Oh! È più triggerato degli altri questo. Era molto più triggerato degli altri. E che stracocchio. Ok, prossima zona. Ah, con quanto lag. Clinica dell'Ishimura. All'obitorio trova il corpo del capitano Matthews. Coi codici del suo rig e il computer è nostro. Sì, grazie. Mi ricordo l'obiettivo principale. Potenziamento arma. Cos'è sta roba? Potenziamento lama al plasma. Questa è nuova. Oh, mi sbaglio. Non ricordo che ci fosse questa storia. No. No, dammi quel nodo, ti picchio male tutta la famiglia. Va bene, avanziamo verso la prossima zona. Il pronto soccorso. Brutta zona, cattiva zona. Non mi piace proprio per nulla. Sento brutti rumori. Guarda, le scatole chiuse. Ma è un cri... no. È un crimine contro l'umanità? Che sta succedendo? Quella è Nicole, mia moglie. Personale. Parla Nicole Brennan, primo ufficiale medico. L'infermeria è sovraccarica, serve aiuto. Guarda che ferite. Non possiamo gestirle tutte. E il comando non ci dice cosa succede. Willa! Oh no, non mi dire che si trasforma. Non sappiamo cosa sia successo tuttavia. Ok, aspetta che mi stanno dando un sacco di munizie. Quindi probabilmente ci serviranno. E tu cosa sai, piccolo stellino? Ah, la mia arma dice che se gli sparo generiamo una sorta di campo di stasi tutto attorno. Segniamocelo. Nel caso arrivino i cattivoni, mi correggo, quando
arriveranno i cattivoni? Come ho detto, è questione di secondi. Aspetta, aspetta, ma qui posso entrare? Eh? Non mi ero accorto. Energia al plasmon. Ovviamente arma di etti chiusi. Sì, sì, signora, non è che mi deve rompere i maroni di due secondi, però anche lei. Ho capito, però. E non mi stracciare gli zebedei. Qui invece possiamo andare nell'obitorio, ma ancora una volta ci serve l'accesso di livello 1. Allora, aspetta che intanto sposto questi. Ottimo. Speriamo di non bloccare il mio stesso passaggio. Allora, va da sé. Ok, con questo possiamo impalare che dobbiamo spostare la corrente. Porca la miseria. Quindi dobbiamo attivare le docce. Ok. Buongiorno. Perché mi sto molto velocemente pentendo di tutte le mie scelte di vita? Munizioni e impulsi. Non me ne faccio niente. Prendi questo. Prendi questo perché sicuramente arriveranno. Ah, adesso ho visto. Manca la batteria. Ok. Lasciamelo lì. Vediamo un po'. Quando abbiamo aperto sti cosi, probabilmente abbiamo liberato qualcosa. Emergency shower. Ma la posso rimuovere? C'ha il simbolo del... di questo. Vediamo un po'. Ah, ok. Si è aperta. L'ho tirata abbastanza a destra. E si è aperta. Diamo un'occhiata all'interno. Un audiolog. Registro medico, dottoressa Nicole Brennan. Alla faccia della paranoia. Avevo organizzato questa stanza per tenere sessioni di consulenza lontana dagli unitologisti. Ora è l'unico posto dove mi sento sicura. Ho recuperato un arto dopo l'attacco di ieri. Geneticamente è tessuto umano, però con strane mutazioni. Comunque è solo un campione. Non basta per trovare una cura. Mi serve... un attimo, dov'è quel rapporto tecnico? Eccolo. I tecnici hanno tirato fuori qualcosa dal macchinario. Arti mancanti, torso intatto. Ok. Serve una vera autopsia. Ottimo, abbiamo completato un obiettivo secondario. Sì, perché adesso hanno aggiunto degli obiettivi secondari. Allora, a sto punto mi sa che per rimuovere la batteria devo tipo spegnere tutto. Ah, e che cocchio. Sì, però se non me le dite ste co... No! Stanno arrivando! Ah, siete voi piccoli bastardi! Che succede? Ho visto cose volare per un secondo! Creaturina? Morici male quando è un secondo? Grazie! Hai un cugino? Lo prendo come un se... Ah! Cos'è che mi ha tirato? Mi ha sparato? Non ho visto da dove? Aspetta, aspetta, aspetta! Una per volta, una per volta! Buoni figli... Ma sta sparando dall'alto? Guarda, non si sente! Ok, eliminato. Qualcun altro che vuole rompere i maroni? Non fate complimenti? Dicevo per dire! Mi prendete troppo la lettera voi altri? Aspetta, strappa questo. Chi c'è ancora? Ah, eccoti laggiù. Buono. Ok, ne vuoi un altro? Ah, questo... No, beh. Speravo di tirarti qualcosa di molto più perforante. A posto? Direi di sì, ma la musica ancora sembra essere un po' inquieta e incerta. Datemi un secondo che... Per recuperare tutte le risorsine. Buongiorno, scusate. Hanno usato il mio piedino al gorgonzola? Quanto deve essere forte Isaac per spappolare i cadaveri con una pedata. Ma porca la miseria. Isaac, avanti. Ok, sperando che nessun altro rompa i maroni, me la fate inserire sta batteria? Ok. E apriti sesamo. Un salve. 5 secondi di pace nella mia vita che non sarebbe mai... Che brutta signora, porca miseria, oh. Gesù, ma quanto sangue e cadaveri non ci sono da queste parti. Devo dire che sono morti tipo tutti tanto male, peraltro, eh. Cioè, non è che trovi qualcuno che ha avuto un infartino o altro. No, no, tutti squartati, smembrati. Vabbè, ma il cuccioletto, cosa vuoi che sia? Piccolo adorabile stellino. Uila. Che buco gigantesco da queste parti, piccolino. Dove sei andato? Dove vai? È cresciuto molto in fretta. Porca miseria, oh. Buona. Oh, oh. E abbandona queste spoglie terrene. Porca miseria. Ma che sono troppo veloci e letali sti cosi. Aspetta, questo me lo porto, posso portare via. Oh mio Dio. Lo avessi avuto prima avrei risparmiato un bel po' di munizie. Buongiorno. Qualcuno vuole essere impalato male da dietro? Che grande sto posto. Mi sono completamente perso. Allora, recuperiamo. Richiesta di sicurezza recuperata. Mi avete abbandonata. Mi sono svegliata e loro stavano graffiando le pareti. Come dei topi. E voi mi avete rinchiusa con loro. Peste di cazzo. Li faccio a pezzi. Poi! Si dia una calmata! Beh! Me l'hai sparmato malissimo! Aspetta! Ok, non so perché. Ah, ce n'era qualcuno dietro! Ce n'ho tanti dietro! Ma scherziamo! No, 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 no! Prestami. No, volevo dire prestami un artiglio. Signore, mi presta un artiglio, non faccia...
Il tirchio? Oh, si sta rialzando, vero? Ovviamente si rialza il petentone. Ok, fatemi risparmiare un po' di munizioni veloci di in ginocchio. Da dove all'improvviso? E che cocchio? Sono spaventato. Qui Terran Sky. Stavi operando, quindi ho lasciato il messaggio a Warwick. Sarà discreto. Ho ricevuto l'ultimo rapporto da Aegis 7. La situazione è peggiore di quanto il capitano Matthews ammetta. Il 40% della popolazione della colonia mostra sintomi. Depressione, allucinazioni, aggressività. Le persone laggiù muoiono. Sono sicuro che in qualche modo c'entra il marchio, ma non ho abbastanza dati. Mercer, forse mi sbagliavo. Ci servono delle risposte, costi quel che costi. Quel paziente, Brent Harris, potrebbe essere la nostra ultima speranza. Sento rumori orripilanti da dovunque. Signora, che sta facendo? Signora, perché sta segando i corpi? Scusi, tutto bene? Sembra abbastanza a posto, a parte... Ok, evitiamo le demonetizzazioni di YouTube. Ok, era andata leggermente fuori di testa, ma giusto un po', Faceva così anche prima? No, non è stato il marchio? Assolutamente. Ah, sti livelli di sicurezza, ho capito. Ditelo che non volete regalarmi le cose. Tutti attaccati ai beni terreni, sono tutti morti, ma devo romperti i maroni. Ok, un gioco in cui i morti tornano in vita e tu mi mandi dove? Ma che domande? All'obitorio, Lonino, all'obitorio. Yep, che miseria. No. Paga fuori tutto. Corri Isaac. Oh, ah, ok. Casino assurdo. No, non venite a rompermi i maroni anche qua. Ok, si è staccata la... Va! Dai, fammi vedere i tuoi bei tentacolini. Piccolo adorabile stellino. Morto molto in fretta. E... ok. Ecco qua, grazie del plasmon. Questo lo recupero io. No, non ti spalmare male. Ecco fatto, a posto. Ascensore per l'obitorio. Prima o poi mi spunteranno anche di sti cocchi di ascensori. È abbastanza ovvio. Perché trovo ricariche d'ossigeno letteralmente dovunque? Non siamo nel vuoto. Sta cosa mi puzza proprio una cifra. Questo è l'obitorio? Maronne, oh. Pensavo di trovare cadaveri, non... Ah, ok, sì, ho trovato anche i cadaveri. Questa nebbiolina a terra è inquietantissima. Ai tempi d'oro non poteva esistere, perché ovviamente era troppo presto. Quindi ammetto che è un tocco di classe. Allora, fun fact, e ve lo dico da giocatore esperto di Dead Space: se ci sono cadaveri a terra, voi li spaccate. No, non sto scherzando. Non lasciate mai integro un cadavere su Dead Space, perché possono essere rianimati. E questa è una cosa che ho imparato a mie spese. Porca la miseria. Ok, ho recuperato un bel po' di risorsine. Da quel punto di vista non mi posso lamentare. Siamo leggermente feriti, ma tanto abbiamo appena salvato, nella peggiore delle ipotesi. Posso tranquillamente ricaricare il checkpoint. Signor capitano, buongiorno. Sì, è chiaramente quell'invasato religioso. Scusi, le palpeggio un attimo il rig. Non fraintenda, dopo la invito anche a cena. Ma che stai facendo? Glielo stacchi proprio. Oh, oh, che è sto coso? No, non compro niente. Ma che cocchio? No, volevo andare io a cena col capitano. Ma me lo butti addosso. Che fa, capitano? No, si è allupato, il capitano si è allupato male. Quanto fai schifo al cocchio. Stammi lontano. Isaac, sparagli. Mi devi vomitare addosso però. E datte una calmata. Stasi, aiutami tu. Stasi. Ok, spariamo al capitano. Signore, non ho votato per lei. A posto, mi stava sulle balle anche prima. Oh! Non è ancora morto, aspetta! Caccia la miseriaccia, quanto è resistente? Oh no! Il bastardo sta trasformando i cadaveri! Torna fuori, aspetta! Dove è andato? No! Paragli, fai che trasformi qualcosa d'altro! No! Piccola merdina! Morto? Più morto? Ah! Smetti di palpeggiarmi! Cocchio! Oh! Mio Dio! Se lo avessimo lasciato fare, avrebbe continuato a convertire i cadaveri. Pezzo di erba. Ah, quindi adesso utilizza anche i cadaveri mezzi smangiucchiati e spappolati. Oh, vi hanno migliorato. Che culo. Grazie sviluppatori. Sarebbe stato troppo semplice utilizzare i cari buoni vecchi trucchi del telone. Ah, stendiamo un velo pietoso, gente, che è meglio. Rig del capitano. A posto. Isaac, qual è il tuo stato? Hai il rig del capitano. Cazzo! Sto per trasmettere i codici. L'ho visto, Hammond. Un coso volante ha trasformato il capitano in uno di quei cosi.
Chen deve essere successo lo stesso. Autorizzazione di sicurezza. Forse il sistema di controllo ha qualcosa. Dov'è Daniels quando ti serve? Torna al checkpoint di sicurezza. È più tranquillo, così ti do più autorizzazioni. Non potevi darmele prima, no? Pezzi di erbe. Aspetta che mi curo, che sono rimasto gravemente ferito. Siamo pieni zeppi di kit medici medi. Una volta tanto. Ok, il rig si è recuperato un bel po'. Ok, ora un'autorizzazione di livello 1. Possiamo aprire probabilmente qualche contenitore che prima era inaccessibile. Oh oh oh, buoni figlioli, non mi fate cacare. Dimmi che mi riporti alla lab centrale. Isaac, sono qui. Cosa diavolo succede? Il computer dall'Ishimura fuori uso. In caduta verso Aegis 7. Oh oh. Devo raggiungere il ponte tecnico. Non c'è tempo, il trasporto è fuori uso. A meno che... Fatto. Va al ponte di volo, ti guido da lì. Se i dati sono giusti, si va al ponte tecnico. Ah, questo invece richiede un'autorizzazione di livello 2. Qui invece basta quella di livello 1. Ok, abbiamo recuperato comunque un po' di risorsine. Usciamo da sta stanza che mi viene un'ansia di proporzioni bibliche. Ho bisogno di salvare quanto prima. Quindi ora posso anche recuperare il nodo energetico? Ehi, confermata. Vieni da papino. Ah, siamo in parte alla lab centrale. Pir e anche tanto fetto. Ottimo, appena possibile, quindi vediamo di potenziare forse il tutozzo o la nostra arma. Devo ragionare, in effetti. Ah, abbiamo uno sfacello di crediti, qualcosa di assurdo. Buono signori, io direi che per oggi ci siamo traumatizzati abbastanza. Sto adorando questa remake che voi non ci avete idea. Tuttavia le nostre disavventure sono ancora all'inizio. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti prendo oggetti e ve li tiro addosso con la telecinesi. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!